Giovani, oggi vi darò dei consigli per poter scegliere un fornetto elettrico. Seguitemi. Generalmente la prima cosa che si fa è vedere chiaramente la grandezza. L'altra cosa che fanno tutte le persone è vedere la potenza. Secondo me dovreste vedere invece due cose importantissime e sono queste. La prima cosa che va vista è la parete interna, perché ci sono quelle con le pareti così e poi ci sono quelle con le pareti così rivestite, che sono molto più semplici da pulire e non danno nel tempo quell'effetto ruggine che invece le pareti classiche danno. Un'altra cosa che dovete fare subito distinzione, soprattutto quando scegliete un forno un po' più grande, è quella delle resistenze. Un conto è scegliere quelli con resistenza classica a bacchetta ecologica, chiaramente queste ci metteranno più tempo a riscaldarsi. Un altro è scegliere, vedete, delle bacchette a serpentina rapida, queste saranno molto più veloci. Ultima cosa, ma non meno importante, la temperatura. Nella maggior parte dei casi i fornetti arrivano a 230 gradi, ma ci sono anche alcuni fornetti che ne arrivano a 300. Qua vediamo la classica temperatura di 230, ma come vi dicevo ci sono anche fornetti che arrivano a 300 gradi, ideali soprattutto per pane e pizza. Quindi giovani, quando scegliamo un fornetto, non vediamo solo la grandezza e il prezzo, ma le resistenze, le pareti e la temperatura fanno tantissimo per la cottura dei nostri alimenti. Giovani, e se a voi il video è piaciuto, mettete mi piace e condividete.